Come cambia la professione dell'agente immobiliare? Cambia perché avremo l'opportunità con questa legge, la legge europea 2018, che è stata varata, diciamo, è entrata in vigore il 26 maggio di quest'anno. Ci sarà la possibilità per tutte le agenzie immobiliari di poter erogare tutta una serie di servizi strumentali e collaterali all'attività prioritaria di intermediazione immobiliare, quali per esempio i servizi di consulenza assicurativa, di consulenza finanziaria, poter fare attività di home staging, di fotografia, poter gestire in forma imprenditoriale locazione patrimoni immobiliari, fare B&B, insomma fare tutta una serie di attività che possano, diciamo così, incrementare i fatturati delle agenzie, ma soprattutto soddisfare le esigenze della comunità e della clientela. Si va verso una nuova forma di agenzia immobiliare? Sì, è l'agenzia multidisciplinare o multiservizio, multifunzioni, ovvero appunto l'agente immobiliare potrà erogare tutta una serie di servizi che andranno a colmare quelle che sono e soddisfare le esigenze della clientela. Oggi il cliente, quando entra in un'agenzia, non vuole avere solamente una figura che lo aiuta a comprare o vendere casa, ma vuole una figura che lo aiuti in tutti quei servizi collaterali all'attività principale, e quindi poter avere un unico referente il quale però attraverso collaborazioni sinergiche, quali per esempio con i consulenti finanziari di Auxilia Finance, poter anche erogare altri servizi che appunto possono rendere questo momento così delicato dell'acquisto della casa un momento veramente importante per il cittadino e di grande serenità. Qual è il messaggio che emerge da questo convegno di Bari? Il messaggio è che l'agente immobiliare col PropTech, quindi con la tecnologia che avanza sempre di più, la federazione dà l'opportunità a tutti i propri aderenti, a tutti i propri agenti immobiliari associati di poter come dire, essere al passo coi tempi e quindi di poter far emergere quella figura dell'agente immobiliare evoluto, moderno, che possa andare a soddisfare, ripeto, le esigenze della comunità che vuole un agente immobiliare preparato, formato, informato, ma anche tecnologicamente pronto per dare un servizio in velocità, dando risposte certe in tempi certi. Sono emersi i dati, i numeri? I numeri sono che oggi sempre più l'online, cioè acquistare un immobile tramite agenzie immobiliari online, è molto rischioso. Noi abbiamo fatto una campagna digitale molto importante dove si registra una grande timore di comprare online, le truffe sono in aumento del 150% anno su anno e quindi è molto importante affidarsi a un agente immobiliare professionale che dia assistenza e consulenza dal punto di vista fattivo, concreto, ovviamente utilizzando gli strumenti tecnologici per cercare appunto di soddisfare le proprie esigenze in maniera veloce e soprattutto in grande sicurezza.